Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Albert, davvero parigino, aveva già provveduto per la serata. Aveva fatto prenotare un palco al Teatro Argentina. L'opera si intitolava Parisina. Gli artisti erano Coselli, Moriani e Laspech. I nostri due giovani non erano così sfortunati, come si vede. Avrebbero assistito alla rappresentazione di una delle migliori opere dell'autore di Lucia di Lammermoor, interpretata dai tre artisti più celebri d'Italia. Albert non mancò di vestirsi con cura, come tutte le volte che andava a teatro con Franz. Toilette sprecate, perché, bisogna confessarlo a onta di uno dei rappresentanti più degni del nostro gran mondo, nei 4 mesi che percorreva l'Italia in lungo e in largo, non aveva ancora avuto un'avventura. Ma contava di rifarsi a Roma, durante il Carnevale, poiché quello è un periodo di libertà in tutti i paesi della terra in cui è introdotta questa lodevole istituzione, nella quale anche i più morigerati si lasciano trascinare in qualche follia. Ora, poiché il Carnevale cominciava il giorno seguente, era molto importante che Albert si mettesse in mostra prima di quel momento. Albert, dunque, a questo scopo, aveva preso in affitto uno dei palchetti più in vista. Albert aveva anche un'altra speranza, cioè che se fosse arrivato a guadagnarsi un posto nel cuore di qualche bella romana, di conseguenza avrebbe anche conquistato un posto nella sua carrozza. E di conseguenza avrebbe potuto vedere il Carnevale dall'alto di una vettura aristocratica o da un balcone principesco. Tutte queste considerazioni lo rendevano dunque più irrequieto di quanto non fosse mai stato. Voltava le spalle agli attori, si sporgeva per metà fuori del palco, guardando le donne più belle con un cannocchiale lungo 6 pollici, cosa che non sollecitava alcuna graziosa signora a ricompensare con un solo sguardo, anche di semplice curiosità, tutto il da fare che si dava Albert. Difatti, ciascuno parlava dei propri affari, dei propri amori, dei propri piaceri, del Carnevale che sarebbe iniziato l'indomani, della Settimana Santa ormai prossima, senza fare attenzione un solo istante né agli attori né all'opera, a eccezione dei momenti salienti in cui tutti si volgevano verso il palcoscenico per sentire un recitativo di Coselli, per applaudire qualche brillante battuta di Moriani o per gridare «Brava!» alla Spech. Poi le conversazioni personali riprendevano il loro corso. Franz, fattosi prestare il potente cannocchiale, si mise a sua volta a esplorare la sala. Sola, vicino al parapetto di un palco in terza fila, davanti a loro, c'era una donna di una bellezza mirabile, con un costume alla greca, portato con tanta disinvoltura che si capiva essere quello il suo costume abituale. Dietro di lei, nell'ombra, si delineava l'aspetto di un uomo di cui era impossibile distinguere il viso. Rialzatosi il sipario, gli attori attirarono necessariamente l'attenzione di Franz. I suoi occhi lasciarono per un momento il palco della bella greca per portarsi sulla scena. L'atto, come è noto, comincia con il duetto del sogno. Parisina, dormendo, si lascia sfuggire davanti ad Azzo il segreto del suo amore per Ugo. Lo sposo tradito si abbandona ai furori della gelosia fino a che, convinto dell'infedeltà della sposa, la sveglia per annunciarle l'imminente vendetta. Questo duetto è uno dei più belli, dei più espressivi e dei più terribili mai usciti dalla penna feconda di Donizetti. Franz lo sentiva per la terza volta e, benché non passasse per un melomane fanatico, esso produsse su di lui un effetto profondo. Dunque stava per unire i suoi applausi a quelli della sala, quando le sue mani sul punto di toccarsi rimasero distanti e il «Bravi!» che stava per pronunciare gli morì in gola. L'uomo nel palco si era alzato in piedi e la sua testa era illuminata dalle luci. Franz riconobbe in lui il misterioso abitante di Montecristo, colui del quale la sera precedente gli era sembrato di riconoscere il profilo e la voce fra le rovine del Colosseo. Non c'era più dubbio. Lo strano viaggiatore abitava a Roma. Rientrati in albergo, i due amici francesi, Franz e Albert, trovarono il signor Pastrini che li attendeva. «Ebbene?» disse Albert.
Ci avete trovato il carretto e i buoi che vi avevamo chiesto? Ho trovato di meglio, rispose con un'aria molto fiera di sé. Ma dunque, che c'è? Domandò Franz a sua volta. Ebbene, un mio nobile ospite che abita su questo stesso piano ha saputo dell'imbarazzo in cui vi trovate e vi offre due posti nella sua carrozza e due posti alle sue finestre nel palazzo Ruspoli. Albert e Franz si guardarono. Ma, domandò Albert, dobbiamo accettare l'offerta di un signore che non conosciamo? Questo signore è il conte di Montecristo, rispose l'albergatore. E che uomo è questo conte di Montecristo? Domandò Franz. Un grande signore, siciliano o maltese, non so di preciso, ma nobile come un Torlonia e ricco come una miniera d'oro. Andiamo a ringraziare il nostro vicino della sua cortesia. Sì, andiamo. Franz e Albert dovevano attraversare solo il pianerottolo. Li precedeva l'albergatore, che suonò in loro vece. Un domestico venne ad aprire. «I signori francesi!» disse l'albergatore. Il domestico si inchinò e fece loro segno di entrare. Essi attraversarono due camere ammobiliate con un lusso che non credevano di trovare nell'albergo del signor Pastrini e giunsero infine in un salotto di una perfetta eleganza. Il rumore di una porta che girava sui cardini giunse sino agli ospiti e quasi subito fu alzato un panneggio che lasciò passare il proprietario di tutte quelle ricchezze. Albert gli andò incontro, ma Franz rimase inchiodato al suo posto. Colui che entrava, altri non era che l'uomo col mantello del Colosseo, lo sconosciuto del palco, l'ospite misterioso dell'isola di Montecristo. Franz non aveva ancora trovato una sola parola da dire, non aveva ancora preso alcuna risoluzione. E poiché nulla indicava nel conte la volontà di riconoscerlo o il desiderio di essere riconosciuto, non sapeva se doveva fare allusione al passato con un accenno qualunque o lasciare il tempo all'avvenire di portargli nuove prove. Del resto, nonostante fosse sicuro che quello era l'uomo presente la sera innanzi nel palco, non poteva però assicurare che si fosse trattato sempre di lui due sere prima al Colosseo. Si decise dunque a lasciare andare le cose senza fare osservazioni dirette al conte. D'altra parte, Franz aveva un vantaggio su di lui, poiché conosceva il suo segreto, mentre il conte non poteva avere alcun potere su Franz, che non aveva nulla da nascondere. Tuttavia, decise di far cadere la conversazione su un punto che potesse, per il momento, chiarire alcuni suoi dubbi. «Signor conte», chiese, «ci avete offerto dei posti nella vostra carrozza e altri due alle vostre finestre di Palazzo Ruspoli. Potreste ora indicarci come potremmo procurarci un posto in Piazza del Popolo?» «Ah, sì, è vero», disse il conte con aria distratta, ma guardando Morcerf con viva attenzione. «In Piazza del Popolo ci deve essere, se non sbaglio, qualche cosa come un'esecuzione». «Sì», rispose Franz, vedendo che lui andava da solo dove desiderava portarlo. «Aspettate, aspettate. Credo di aver detto ieri al mio intendente, sì, di occuparsene, e forse potrò farvi anche questo piccolo favore». Allungò una mano e tirò il cordone del campanello per tre volte. Videro entrare un individuo sui 45-50 anni, che assomigliava come una goccia d'acqua a quel contrabbandiere che aveva introdotto Franz nella grotta dell'isola di Montecristo, ma che finse di non riconoscerlo. «Signor Bertuccio», chiese il conte, «vi siete occupato, come ordinato ieri, di trovarmi una finestra su Piazza del Popolo?» «Sì, eccellenza», rispose l'intendente, «ma era troppo tardi». «Come?» esclamò il conte aggrottando le sopracciglia. «Non vi avevo forse detto che volevo averne una?» «E vostra eccellenza l'avrà. È una finestra che era stata prenotata dal principe Lobanieff, ma sono stato costretto a pagarla a «Sta bene, sta bene. Signor Bertuccio, risparmiate a questi signori dei particolari inutili. Avete la finestra, ed è quanto basta. Date l'indirizzo della casa al cocchiere e tenetevi pronto sulla scala per accompagnarci. Basta così, andate». L'intendente salutò e fece un passo per ritirarsi. «Ah!» riprese il conte.
Fatemi il piacere di domandare a Pastrini se ha ricevuto il programma dell'esecuzione. Non occorre, rispose Franz togliendo di tasca il taccuino. Mi sono trovato il programma sotto gli occhi e l'ho copiato qui sul mio taccuino. Ecco, potete leggere. Il conte di Montecristo prese il taccuino dalle mani di Franz. Dicevamo dunque, continuò con il tono con cui avrebbe letto le petite affiche, che saranno giustiziati oggi, 22 febbraio, il detto Andrea Rondolo, reo d'assassinio sulla persona del rispettabilissimo e molto venerato Don Cesare Torlini, canonico della chiesa di San Giovanni in Laterano, e il detto Peppino, chiamato Rocca Priori, complice confesso del detestabile bandito Luigi Vampa e degli uomini della sua banda. Il primo sarà mazzolato e il secondo decapitato. Sì, infatti, riprese il conte. Era proprio così che doveva andare la faccenda. Ma credo che da ieri sia intervenuto qualche cambiamento nell'ordine e nel procedere della cerimonia. Boh, disse Franz. Sì, ieri sera dal cardinale Rospigliosi, presso il quale ho trascorso la serata, si parlava di qualcosa come una dilazione accordata a uno dei due condannati. Ad Andrea Rondolo? Domandò Franz. No, rispose con noncuranza il conte. All'altro? E dando un'occhiata al taccuino per ricordarsi il nome. A Peppino, detto Rocca Priori. Ciò vi priverà dello spettacolo della ghigliottina. Ma vi resta la mazzolata, che è un supplizio molto interessante quando lo si vede per la prima volta. E anche la seconda. Mentre l'altro, che voi certo dovete conoscere, è troppo semplice, troppo rapido, e non c'è nulla di inaspettato. La mannaia non sbaglia, non trema, non fallisce il bersaglio. In verità, signor Conte, osservò Franz, si direbbe che abbiate fatto uno studio comparato dei supplizi presso i diversi popoli del mondo. Ve ne sono pochi che io non abbia visto, rispose freddamente il conte. E avete provato piacere ad assistere a questi orribili spettacoli? Il mio primo sentimento fu di ripugnanza, il secondo di indifferenza, il terzo di curiosità. La curiosità, la parola è veramente terribile, sapete? Perché? Non c'è nella vita una preoccupazione più grave di quella della morte. Ebbene, non è curioso studiare in quanti differenti modi l'anima può uscire dal corpo e come, secondo i caratteri, i temperamenti e anche i costumi dei paesi, gli individui sopportino questo supremo passaggio dall'essere al nulla? Non vi capisco bene, disse Franz. Spiegatevi, perché non so dirvi quanto stuzzichi la mia curiosità ciò che mi state dicendo. Ascoltate, disse il conte, e il suo viso si colorò di fiele allo stesso modo in cui il viso di un altro può arrossire. Se un uomo avesse fatto morire fra torture inaudite, in mezzo a tormenti senza fine, vostro padre, vostra madre, la vostra amante, insomma una di quelle persone che quando vengono sradicate dal nostro cuore vi lasciano un vuoto eterno e una ferita sempre sanguinante, credete che sarebbe sufficiente la riparazione che vi accorda la società? Il ferro della ghigliottina che passa fra la base dell'occipite e i muscoli trapezi dell'assassino, che colui che vi ha fatto subire per lunghi anni sofferenze morali provi qualche secondo di dolore fisico? Sì, lo so, rispose Franz. La giustizia umana è insufficiente come consolatrice. Può versare sangue in cambio di sangue. E niente più. Non bisogna però chiederle di più di quello che può dare. Adesso vi esporrò un altro caso concreto, riprese il conte. Quello in cui la società, attaccata per la morte violenta di un individuo, vendica la morte con la morte. Ma non vi sono milioni di dolori che possano straziare le viscere dell'uomo senza che la società se ne occupi minimamente? Non vi sono delitti per i quali il palo dei turchi, i trogoli dei persiani, i nervi arrotolati degli irochesi sarebbero supplizi troppo miti e che tuttavia la società indifferente lascia senza punizione? Rispondetemi, non esistono simili crimini? Sì, ed è per punirli che il duello viene tollerato, rispose Franz. Ah,
Il duello, gridò il conte. Graziosa maniera di giungere alla meta, parola mia, quando questa è la vendetta. Un uomo vi rapisce l'amante, seduce vostra moglie, disonora vostra figlia. Di una vita intera, che aveva il diritto di aspettarsi da Dio la parte di felicità che egli ha promessa a ogni uomo nel crearlo, ha fatto un'esistenza di dolore, di miseria o di infamia. E voi vi credete vendicato perché a quest'uomo, che vi ha messo il delirio nell'anima e la disperazione nel cuore, avete trafitto il petto con la spada o conficcato una pallottola in testa? No, continuò il conte. Se mai dovessi vendicarmi, non mi vendicherei così. Dunque, disapprovate il duello. Non vi battereste in duello? Domandò a sua volta Albert, meravigliato nel sentire una teoria così strana. Oh, sì, rispose il conte. Ma intendiamoci. Mi batterei per una bazzecola, per un oltraggio, per una smentita, per uno schiaffo. E ciò con tanta più noncuranza, in quanto sarei quasi certo di uccidere il mio uomo. Ah, sì, mi batterei in duello per tutto questo, ma per un dolore lento, profondo, infinito, eterno. Renderei, se fosse possibile, un dolore pari a quello che ho sofferto, occhio per occhio, dente per dente, come dicono gli orientali, nostri maestri in tutte le cose. Quegli eletti della creazione che hanno saputo farsi una vita di sogni e un paradiso di realtà. Ma con questa teoria, disse Franz, ma con questa teoria che vi costituisce giudice e carnefice nella vostra propria causa, sarebbe difficile contenersi nei giusti limiti, in modo da sfuggire di volta in volta al potere della legge. L'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mescola la vendetta rischia di bere una bevanda amara. Se è povero e maldestro, ma non se è abile e milionario. Ma d'altra parte, la cosa peggiore per lui sarebbe quell'ultimo supplizio di cui parlavamo poco fa. Quello cioè che la filantropica rivoluzione francese ha sostituito allo squartamento e alla ruota. Ebbene, a cosa serve questo supplizio, se egli si è vendicato? In verità, sono quasi dispiaciuto che con ogni probabilità questo miserabile Peppino non venga decapitato. Come si dice? Vedreste il tempo che vi si impiega e se vale davvero la pena di parlarne. Ma, parola mia, stiamo facendo una conversazione singolare per un giorno di carnevale. Com'è cominciata? Ah, sì, ricordo. Voi avete domandato un posto alla mia finestra. Ebbene, l'avrete.